Bentornati cari sciabolini, quest'oggi volevo fare un video riguardante l'utilizzo di Federico Bernardeschi come mezzala. Come sa chi mi segue da qualche anno, già all'epoca in cui il ragazzo arrivò a Torino, io dissi che vedevo una possibile sua applicazione appunto nel ruolo di mezzala. C'è da dire poi che nel corso degli anni il giocatore è rimasto per lo più un attaccante esterno di destra. All'inizio di questa stagione Sarri l'ha poi usata con continuità, più di 800 minuti di gioco, come trequartista centrale. Poi appunto con l'arrivo della Coppa Italia ha deciso di provarlo in questo ruolo. Chiaramente e onestamente l'Udinese non è stato un gran banco di prova. La Juventus ha fatto buon gioco, ha fatto poca fatica a superare lo scoglio rappresentato dai friulani. Quindi in questo senso non si può dire che l'esperimento Bernardeschi sia già riuscito, posto che chiaramente una partita anche contro il Real Madrid, il Barcellona o il Paris Saint-Germain sarebbe stato comunque poco per dare come riuscito questo esperimento. Però le indicazioni tratte dalla gara di Coppa Italia sicuramente sono positive per quello che riguarda l'impiego di Bernardeschi appunto come mezzala. È evidente che i limiti del ragazzo, ad esempio la sua postura prima del controllo, che spesso gli fa perdere anche diversi tempi di gioco, restano tutti e sono emersi appunto anche giocando da mezzala. E anzi, proprio giocando in mezzo al campo, il rischio che questi limiti incidano maggiormente di quanto non incidessero come esterno offensivo sono molti. Però poi nel contempo utilizzare Bernardeschi da mezzala è una soluzione che continuo a ritenere interessanti per più motivi. Ad esempio, per il fatto che Bernardeschi ha un grandissimo atletismo e quindi può diventare un giocatore importante perché è capace di coprire una grandissima porzione di campo, quindi arrivare ad aiutare fino alla sua area di rigore per poi anche partire in break centralmente e ieri in occasione del primo rigore lo ha fatto con grande forza e grande velocità. E proprio la sua esplosività e la sua capacità di condurre la palla in velocità è uno dei motivi principali per cui può essere interessante vederlo disegnato come mezzala. Questo perché può appunto portare a un vantaggio dal punto di vista numerico e in qualche modo anche qualitativo con le sue sgroppate o centralmente o comunque nel mezzo spazio. Nel corridoio, quindi tra il corridoio centrale del campo, la fascia centrale del campo e appunto la fascia esterna. Poi chiaramente il suo atletismo, la sua forza fisica può essere molto importante anche per l'aggressione alta, perché se è vero che appunto può coprire grosse zone di campo e quindi anche tornare con una discreta facilità, almeno dal punto di vista atletico, a dare manforte alla fase difensiva, è altresì vero che appunto la fase difensiva la può fare e anche bene e forse anche meglio per quello che riguarda l'aggressione alta. E sappiamo bene quanto l'aggressione alta sia diventata sempre più fondamentale e sia sempre più fondamentale nel calcio moderno. Per di più, sappiamo bene che Bernardeschi ha dei limiti dal punto di vista delle scelte di gioco, limiti che ancora non sembra aver colmato un granché, limato un granché. Nel contempo però ha anche un gran calcio, soprattutto dalla media distanza. Quindi farlo giocare più centralmente rispetto che alla fascia e portarlo più spesso appunto in una zona di media distanza rispetto alla porta avversaria lo può mettere in condizioni di colpire a rete da una zolla, diciamo così, favorevole alle sue capacità in maniera più continuativa. Inoltre, anche dal punto di vista meramente tattico, il suo impiego come mezzala, soprattutto destra, può risultare molto molto interessante. Andando infatti a ipotizzare che la Juventus possa continuare per il futuro a giocare con questo 4-3-3 con Dybala esterno destro, il fatto di avere Bernardeschi come mezzala, in un certo qual modo più che come centrocampista interno, potremmo dire come centrocampista laterale di un centrocampo a 3, potrebbe portare questa sorta di compensazione, questo giochino che vi mostro in grafica, ovvero sia appunto Dybala che da esterno destro può venire molto a giocare dentro il campo, quindi sia in una sorta di condizione di trequartista tra le linee che in una condizione di seconda punta per andare a colpire anche a rete, non soltanto per dare fastidio o creare vantaggio posizionale giocando tra centrocampo e difesa avversaria, ma anche perché no, rifinendo o andando a colpire direttamente. Così facendo, chiaramente Dybala libererebbe dello spazio sulla fascia destra che potrebbe essere colmato proprio da Bernardeschi, che come abbiamo detto è comunque nato tra virgolette sulla fascia di destra e quindi può andare a spingersi con buona efficacia in sortite offensive proprio in quella zona di campo.
Quindi, come detto, Bernardeschi poi dovrà chiaramente imparare sia a creare vantaggio posizionale per quello che riguarda il corridoio in cui giocherebbe, ovvero sia quello dove solitamente va a posizionarsi la mezzala quando sale, così come potrebbe andare a sovrapporsi con buona continuità a Dybala, che appunto tagliando verso il centro libererebbe tantissimo spazio sulla destra. Anche perché poi è vero che non marcando più a uomo, difficilmente il terzino sinistro andrebbe a seguire Dybala per tutto il suo taglio fino in area di rigore, ma è anche vero che poi da questo punto di vista gli errori sono sempre dietro l'angolo e quindi un terzino che dovesse attardarsi un po' a seguire Dybala e quindi appunto a non scambiarsi con il centrale di sinistra la marcatura dell'argentino potrebbe andare a creare veramente una voragine sulla fascia, una voragine di cui appunto, come detto, Bernardeschi potrebbe trovare gran giovamento. Chiaramente Bernardeschi mezzala potrebbe diventare una soluzione interessante anche per la nazionale. Come abbiamo visto nell'ultimo video che ho pubblicato, la nazionale potrebbe giocare con questo 4-3-3 asimmetrico, con una delle mezzali che va spesso a giocare tra le linee assieme all'esterno offensivo prevalentemente di sinistra. E la mezzala che potrebbe giocare tra le linee, dando grande fisicità, grande atletismo, grande intensità al gioco, potrebbe appunto, perché no, anche diventare Bernardeschi. Intendiamoci, in questo momento tra Barella e Bernardeschi, come mezzala preferirei e prediligerei comunque Barella. Però Bernardeschi potrebbe quantomeno rivelarsi una alternativa interessante. Non so cosa ne pensiate voi appunto dell'eventualità e della possibilità che Bernardeschi da attaccante esterno destro possa diventare mezzala. Io la mia ve l'ho detta, se volete commentate pure dandomi invece la vostra opinione. Alla prossima!